E bello a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video, sono il vostro Mister ed oggi ci ritroviamo su Formula 1 per continuare la nostra carriera. Siamo arrivati al Gran Premio di Russia, all'autodromo di Sochi, quindi andiamo subito con le qualifiche. Lasciamo le normali impostazioni ancora per quanto riguarda la Power Unit, le batterie e le unità di controllo me le segnano verdi, perciò ragazzi non procedo nemmeno a cambiarle ancora, andiamo avanti così fino alla fine dei tempi. E niente, buttiamoci in pista e proviamo a mangiare tutti. Primi raga! Si vola in Russia! Porca puttana, li ammazziamo Quindi che tutti sono oggi! arrivati. Li Quindi andiamo ammazziamo dritti. tutti! Alfa E Romeo, perché ho Bottas, Max sbagliato Verstappen. due Le delle qualifiche ultime sono quattro chiuse. La curve? griglia è Perché se no gli stabilita. davamo due Non ci secondi resta come che minimo. attendere la gara. Vi aspettiamo Quanto tutti cazzo nella vola sprint la del Gran nostra Premio di Alfa? domani. Mamma mia! Beh, ovviamente nelle rivalità siamo già tornati avanti. Reputazione cresce verso tutti, ci Infatti, mancherebbe altro. risultato Messaggio che notevole. ci dice: mica Cerca di pioverà. girare così anche È in anche gara. nuvoloso, ragazzi. Perfetto! Madonna, gli sbudelliamo. Ora, Dopo la come neve, il sempre, la percorso è un po' griglia. complesso, Noi appena finita. sappiamo Quindi, benissimo che siamo resto con primi. la griglia. Abbiamo dietro, Verstappen, abbiamo Leclerc, Valtteri, Lewis, poi Hamilton, Verstappen, Leclerc, Perez, Magnussen, Hamilton, Magnussen, Vettel, Norris, ok. Perez è settimo, Raikkonen, Magnussen Kvyat, e Kimi Albon, è Grosjean decimo. e Stroll, Benissimo. Hülkenberg, Poi Ricciardo, Albon, Albon Leclerc, indietro Lucas Glover, parecchio. Come Sainz, mai così Alpine, George tanto? Russell in ultima posizione. È quasi il momento di Ok, accendere i motori. ragazzi, ce la possiamo fare, eh? Ce la possiamo fare. A me questo circuito mi piace tanto perché è All'interno della molto pista ti prego di veloce. avvicini alla prima È un curva. Allargati il circuito. più possibile, con Difatti aggressività nel ma senza giocare serbatoio ci sporco. lasciano. Ottimo, raga, è perfetto. È perfetto. È una gara che veramente possiamo gestire al meglio. Perché ci fanno questa? No, voglio questa strategia io. Voglio quella normale, voglio mettere le medie, quelle dure. Ma vaffanculo. Ok. Niente, ci siamo. Andiamo a ammazzarli tutti e basta. E dunque, signori, eccoci qua, pronti per il Gran Premio di Russia da Sochi. Come sempre, pronti per il semaforo verde, eccolo qua. E si parte. Subito aggressivo Valtteri, anche Verstappen riesce nel sorpasso. Quindi perdiamo due posizioni in partenza, ma va bene, non è una roba così grave, anche perché adesso noi riprendiamo l'interno. Verstappen addirittura va lui a tentare il sorpasso su Bottas. Vabbè, se continuano a darsi battaglia così, passa di dentro Verstappen. Passa di dentro Max Verstappen. E si pianta però Max Verstappen sull'attacco di Valtteri Bottas. Madonna ragazzi, che partenza! E si pianta anche sul nostro sorpasso in esterna. Quindi ci riprendiamo la nostra seconda posizione. La nostra, in realtà siamo partiti i primi, quindi di nostro c'è Ok, abbiamo poco, però va frenato la bene. fase iniziale, adesso Allora, proseguiamo. dobbiamo un attimino studiare il carburante per cercare di capire com'è che si comporti su sto circuito. Da lì, poi. Ah, la striscetta bianca che c'è in basso alle RS, ho capito cos'è. Sono le batterie che, siccome sono più vecchie, iniziano a peccare un pochino nella capienza dell'energia. Vabbè, comunque abbiamo solamente il 7% in meno. Non è roba grave, però dalla prossima corsa dobbiamo assolutamente cambiare la batteria. O le batterie, non so, non so quante ce n'hanno dentro queste macchine. Penso che tipo ce n'abbiano forse 30, perché per avere una potenza di genere. Ok, Valtteri Bottas. Abbiamo fatto il terzo settore più veloce, quel che vedo in basso. Ma infatti stavamo andando abbastanza rapidi, mi sembrava. Ok. Il carburante, raga, però si consuma, eh. Non è che ci hanno dato proprio un bellissimo consiglio di farci partire con solamente lo 0,5. Ci toccherà sicuramente a correre con la miscela magra, eh. Vabbè. La colpa è nostra che ci siamo fidati. Va bene. Un po' troppo lunga sta curva. Ma però anche Bottas non è andato proprio corto. Bello, questo circuito è veramente, ragazzi, uno dei miei preferiti, perché è veramente un circuito velocissimo. È tutto da fare in quarta, in quinta, anche in curva. Cioè, si prendono le curve a 150 all'ora. È bello, mi piace veramente tanto.
Poi si adatta molto bene ad una vettura come la nostra, che come cavallo di battaglia ovviamente ha il motore. Questa l'abbiamo presa veramente male. Però ci siamo decisamente salvati bene. Questa buonissima. Questa non male. Ok. Giro veloce, signori! E siamo anche a tiro con il DRS, quindi inizia la nostra remontata nei confronti di Valterone Bottas, eh? Stacchiamo prima perché siamo troppo indietro per tentare il sorpasso. Però bene, raga, perché gli siamo a tiro. È bene che inizi a spaventarsi, Bottas. Perché stiamo arrivando con la nostra Super Alfa Romeo. Casino passare. Però noi con una mega slittata in controsenso. No, figlio di puttana. Ci sta, va bene, vabbè, ci sta, raga, ci sta. Si dovrebbe essere danneggiata poco la macchina, quindi sì. È una roba più che fattibile. Ci ha dato una bella sportellatona, Valtteri. Beh, ci sta, eh. Peccato che non mi preoccupa a me Verstappen che ci sta entrando nel culo. Infatti. Questa. Non ci ha dato il taglio? Cazzo, non è mia paura, raga. Questa è una curva severissima. Come uno taglia un attimo il cordolo, borda subito. Penalità su penalità, avvertimenti di tutto. Ecco, appunto. Buono, 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 buono. Noi siamo nuovamente a 2,6 decimi. Benissimo. Dai, dai, ti sbudello, dai, ti sbudello, stai fermo. Qui mi daranno l'avvertimento, non me l'hanno dato! E siamo in prima posizione al quarto giro, signori. Adesso parte tutta la gara di gestione. Impossibile, cioè sarà una battaglia infinita, altro che di gestione qua. Allora, la miscela per il momento ancora ci resiste. Un po' la prestazione inferiore a causa dell'ala si sente, adesso che siamo passati. Però va bene, è gestibile, è veramente piccolo il danno, dai, a malapena cialla. Il problema è quando uno, tipo adesso, l'ho fatto apposta, ho provato a curvare mettendo poco freno, non curva la macchina. Va sempre un po' aiutata con i freni, però va bene. Ecco, adesso ci sbudella. L'abbiamo chiuso. L'abbiamo chiuso perfettamente. Dai, dai, dai. È passato anche Verstappen addirittura. Benissimo su quel pezzissimo di merda di Valtteri Bottas. Pezzissimo, devo dire, bene. Non male. Il pit stop non mi ricordo a che giro l'abbiamo. Potremmo anche valutare, a seconda di quanto terreno riusciamo a prendere, se farci fare il cambio dell'ala oppure no. Con 5 decimi vi dico di no, non ha senso. Se riusciamo a prendere più margine di vantaggio, forse. Comunque, bisognerebbe diminuire, non dico tanto adesso a miscela, aiuto. Ok. Benissimo. Bella roba, l'abbiamo staccato di un sacco. L'abbiamo preso almeno 6 o 7 decimi. Sì, più o meno. Forse quasi un secondo anche. No, 7 decimi. Ci avevo preso prima. Bene. Questa l'abbiamo fatta benissimo. Ok, va bene. Questa molto bene.
Dai, dai, stiamo andando bene, raga, stiamo andando bene, che appunto col DRS, sì, col DRS, con la un pochino danneggiata, perdiamo un pochino in curva, essenzialmente quello. Però per il resto poi stiamo mangiando tutti. Abbiamo un secondo e due da Bottas quasi. È perfetto. Comunque per far bene, facciamo un giro così. Stiamo Comunque, avvicinando alla ecco, finestra pit appunto, stop. stavo per dirlo io, se non mi ricordo male, il pit stop dovrebbe essere all'ottavo giro, quindi potremmo anche pensare di fermarci al pro. Cattiveria? Sì, va bene, stammi dietro, vai, stronzo bastardo. Pezzo di merda. Mi dà le sportellate, mi dà, ma vaffanculo, te la do io la sportellata la prossima volta. Non lo so, raga, se fare il cioè se fare il cambio dell'ala. Io forse direi di no. Lottiamo così fino alla fine. Imperterriti, non si molla un cazzo. Peccato perché almeno facciamo un pit stop più veloce, mica peraltro. Buonissimo. Resisti, 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 resisti. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Dai, dai, dai. Gira, testa di cazzo. Guarda l'Overstappen. No! Ma ti levi! Lo sto raggiungendo, sì, è fermo. Ma stai fermo, Lewis. Che cazzo fai? Che cazzo fanno tutti, mi pare a me, qui la situazione. Box in questo giro. È il momento buono per il Ok. pit stop. Lo Rientra ai so che è il box alla momento fine di buono, vai, non questo ti giro. preoccupare. Terribile curva abbiamo fatto. Oh, cazzo, abbiamo tanta miscela, raga, ne abbiamo immagazzinata parecchia. Ok, perso un po' di terreno da Verstappen, ma tanto noi abbiamo il vantaggio che comunque andiamo a fare il pit stop da soli, se tutto va bene, e quindi teoricamente potremo avere la speranza di recuperare proprio in quel frangente lì. Ok, beh, intanto sappiamo che Verstappen non viene con noi. Ok, ci siamo. Oh cazzo, raga. Oh cazzo, raga. Non gli ho detto di no, non gli ho detto di no all'ala. Per favore, non cambiatemela. Per favore, non cambiatemela. Raga, siamo rovinati se ci cambiamo l'ala, perdiamo 4 posizioni. No, cazzo, no! 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 Dai, veloce. Però sono stati parecchio veloci, eh. 6 secondi e 8, perdiamo 3 secondi. 3 secondi e mezzo. Con l'ala buona, se spingiamo parecchio, La strategia forse li di ala possiamo è anche completa. riprendere. Adesso devi finire la Ma corsa. dobbiamo andare a Sei 100.000 all'ora. quinto, Comunque siamo quattordicesimo. quattordicesimi, Sembra raga, che stavamo abbia un facendo le problema. buche da quanto stavamo andando veloci. Mi fai uscire da qui? Giustamente mi fai arrivare in fondo dove c'era un'inchiodata. Vabbè. Ora, testa bassa e correre al massimo. Guarda che cazzata che ho fatto. Abbiamo quasi sicuramente buttato via la prima.
posizione perché adesso diventa veramente complicato andare a recuperare questi 3 secondi su Verstappen, che già ce n'aveva mezzo di vantaggio. Davanti comunque vanno veramente, veramente, veramente piano. Dico questi, Ricciardo e compagnia, vanno veramente piano, raga. Ok, sono a fare il pit alcuni, stanno riuscendo già adesso. Qualcuno ci portando avanti, ma parecchi no, magari. Terzo settore veloce. Madonna ragazzi, come stiamo andando. Ok, dai, sì, davanti a Lewis. Si vola come sempre, cazzo. Grande Alfa, che macchinona, cazzo, raga. Che macchinona. Dalla vettura davanti è 7,8 secondi. Bene. E Verstappen ovviamente deve ancora fermarsi a fare il pit, quindi valuteremo tutto al prossimo giro. Credo, cioè, nel senso, se si ferma al prossimo, non lo so quando si ferma. Il problema è che stiamo finendo le RS ancora, però aspetto arrivare RS perché prima voglio capire quanto devo recuperare da quell'altro. Comunque stiamo guadagnando ancora su di noi, meno 124 decimi. Forse possiamo addirittura andare a risuperare il nostro record. Kimi ai box, ok, ancora ai box Verstappen, forse è appena uscito. Ora non posso guardare, sono in curva. No, sta uscendo forse adesso, raga, Parrebbe essere piuttosto indietro Verstappen, Giro veloce ancora, madonna, ragazzi. Come cazzo andiamo? Sta uscendo ora. Sta uscendo ora, Max, è appena uscito. Gli siamo al culo. Gli siamo nu nuovamente al culo. Benissimo. Ok, leviamo RS, facciamo ricaricare e poi partiamo con la remontata atomica. Miscela ne abbiamo fino a fine corsa tranquillamente, anzi forse potremmo fare anche l'ultimo giro con la miscela grassa. Forse, non è detto. Verste! Ti rientro perché mi sembra tu vada di molto piano. Sì, raga, va veramente piano. Adesso col DRS forse ti prendiamo anche un po' di scia, lo buchiamo, eh? Sì raga, è nostro, è nostro, è nostro, è nostro Max Verstappen! Lo sbudelliamo! È nostro, tienila dentro! Sì! Dai cazzo! Dai cazzo! Nuovamente primi! Benissimo! Cosa che facciamo un'altra volta il terzo settore viola, eh? Non so perché, ma ho questa impressione. Abbiamo carburante a No, sufficienza per rosso addirittura, altri 3 no! Delusione totale! Norris secondo. Ah, ok, mi sembrava strano. Gli abbiamo già dato un secondo, raga! Ma quanto cazzo stiamo andando forti su sto circuito! Madonna! Peccato non mi capacito di come le Ferrari siano così tanto indietro. Cioè veramente, noi le Ferrari e teoricamente anche la Haas dovremmo uccidere tutti. E invece no, vanno piuttosto piano loro. Ma vabbè, ci sta, eh. Allora,
A parte l'RS possiamo anche tornare a metterlo, voglio dire, abbiamo il 70%, cazzo, ci basta tranquillamente per fare due giri e mezzo. Benissimo. Aia, aia, alla prossima son cazzi, eh. Alla prossima son cazzi amari, vediamo di non fare cagate nei prossimi due giri perché buttiamo via una corsa. In parte se continuiamo di questo ritmo, raga, alla fine i 3 secondi di un'ipotetica penalità e glieli portiamo via a quello ci sta dietro, perché siamo talmente forti che secondo me chiuderemo con più di 3 secondi di vantaggio su Verstappen. Vediamo, abbiamo già dato piano a questo giro e Stai comunque distanziando 2 l'Audi a due secondi e 3 di spalle. vantaggio. Sti cazzi, raga. Boh, facciamo dei tempi su sto circuito, sono veramente un qualcosa di pazzesco. Perfetto. Molto buona. Nel primo settore, che comunque è effettivamente il settore più veloce, perché ci sono le curve più larghe e tanti rettilinei, è quello dove, per assurdo, guadagniamo di meno. In questi altri, che sono comunque curve molto veloci, ma tante curve, guadagniamo un casino. Non capisco come sia possibile. Teoricamente in questi settori la vettura che a mio avviso dovrebbe andare meglio è proprio la Mercedes, più che altro perché è la migliore in generale, nel senso non ha la stessa magari aerodinamicità di una Red Bull, però ha decisamente un motore molto più performante, non a livello di una Ferrari, però è veramente la macchina più equilibrata e più forte ci sia, essenzialmente, dai Ce ne raga. sta abbastanza di E a avanguardia quanto sulla pare però la Mercedes. nostra Alfa è più forte. Ah, oh via, e che cazzo. Comunque, ci stiamo avvicinando all'ultimo giro. Ora vorrei fare una cacata. Sei all'ultimo giro. Vorrei mettere questo così e questo così. E proviamo a andare a fare il miglior tempo. Cioè, provare a scendere quantomeno, toh, sotto l'1,38. Ce la possiamo fare. 2 decimi è più che fattibile. Qui abbiamo frenato prestissimo, ma ci siamo ripresi accelerando molto prima. Stiamo guadagnando, perfetto, è quello che volevo. 4 secondi, raga, arriviamo in fondo e abbiamo più di 5 secondi di vantaggio su Verstappen. Mai vista una cosa del genere per noi. Mamma mia, che bellezza. Resisti macchinona, vero? Grande bolide. Questo non regge. Ti consigliamo di passare al mix 2, carburante al mix 2. Non ci ha dato la penalità per un miracolo. Perfetto. Vai raga, ci siamo, il traguardo si avvicina. All'uscita dalla prossima curva, il GP di Russia sarà della nostra Alfa Romeo con ancora il miglior giro. Fantastico, hai vinto il Gran Premio. Complimenti a noi, complimenti alla nostra vettura, abbiamo veramente fatto una gara perfetta. E quindi l'Alfa Romeo vince Non con una c'è gara nient'altro da fantastica. dire. Gran Eccoci Premio. qua che saliamo Soltanto sul questi podio team davanti possono a essere Max così competitivi. Verstappen, È che indicativo comunque del grande anche lui momento ragazzi che ha sta corso attraversando una questo grande sport. gara. Splendida E terzo vittoria del si è team Alfa posizionato Romeo. Lewis Hamilton, sempre più leader di questo mondiale a questo punto. Guarda là. Ci fanno la doccia, va bene. Grande Jimmy Pesto, numero uno.
Ecco qua tutti i risultati. Il nostro Kimi Raikkonen è arrivato purtroppo undicesimo, quindi il nostro compagno di scuderia fuori dai punti, diciamo, a discapito di Devon Butler, che ha fatto una notevolissima rimonta, da comunque dalla 17ª posizione arrivare decimo. Bravo Devon, complimenti al nostro altro storico rivale. E anche Albon è rimontato molto, purtroppo per noi, perché vabbè, comunque le abbiamo preso 20 punti. Però avremmo potuto sicuramente prenderne di più. Prendiamo 8 punti anche su Verstappen. Quindi, ora ci andiamo a vedere la classifica, va? Per quanto riguarda le rivalità, è ovvio, raga, che si sia fatto l'unplan noi. 5 punti e 2 punti sia per Kimi che per Sergio Perez. Risorse ne abbiamo guadagnate tante. Tanto, ragazzi, è tutta roba che immagazziniamo per la prossima stagione. Tanto, ve l'ho già detto, l'obiettivo sarà cambiare scuderia, puntare in Volevo alto. solo congratularmi per il podio, te lo sei E meritato. Agli niente. ultimi Allora, giri possiamo ancora abbiamo fatto negoziare il svelte contratto. inaudite, Beh, a ma parte ce ce la l'abbiamo fa. già al massimo Sembra nel che anche uno contratto. dei tuoi rivali partecipa a 13, un evento 13. Primo, storico. Se decidi di obiettivi scuderia sfidarlo, avrai difficile. l'occasione di farti Bonus conoscere meglio gara. dal pubblico. Livello 3. No, no, tutto livello 3. Tutto in massimo. Tanto ci va bene. Pit stop 30% più da. Sì, va benissimo. Dai, proponi un tatto. Tanto lo accettano, Buono, raga. Ci l'accordo costa mancherebbe, ma 7 vorrei anche punti. vedere. Entrambe le parti l'hanno accettato, Allora, quindi niente, non proseguiremo ci ora rimane per altro vedere dal che prossimo andare a candidato. controllare la classifica. Ah, facciamo un'altra cosa. Innanzitutto, applica le nuove batterie e la nuova unità di controllo, che comunque iniziano ad essere anche abbastanza finite. Per quanto riguarda gli altri pezzi, come vanno? Qualcosa inizia ad essere un po' in fondo, eh. 37, 46 chi? Unità generale, il riscaldamento. Va bene. Il riscaldamento è un po' finito, però va bene ancora, insomma, un pochino ce n'ha. Sesta posizione sempre, meno 4 da Max Verstappen. L'abbiamo noi in mirino, raga, e quasi, quasi possiamo dire di aver messo in cassaforte la sesta, perché Albon inizia a rimanere veramente indietro. È veramente indietro. 34 punti indietro, insomma, sono tanti. 34 sono tanti. È fattibile riuscire a stare davanti a lui. Non sarebbe mica male, raga. Quante cose ci rimangono? 5 gare da qui alla fine del mondiale. E vabbè, va benissimo. No, no, è veramente fattibile, a mio avviso, puntare quantomeno alla sesta. Ma anche mettere nel mirino Max Verstappen. Comunque, c'è da dire una cosa. Su tutte le gare che abbiamo fatto per 5 volte il giro veloce. Come Lewis Hamilton. Quanto cazzo corriamo forte? Parecchio, mi pare. Quindi, signori, spero vi sia piaciuto il video. Se così, mi raccomando, come sempre, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete, lasciate anche un bel commento. A domani. Buono!